Allora, io non so quanto abbiamo ancora, Paolo, quanto abbiamo ancora? Sei tu l'ospite, l'ospite sei tu. Ma io dovremmo chiedere ai ragazzi. L'ospite sei tu. Ragazzi, già sono meritori per che hanno resistito. Che loro vincono il premio. Sì, alla fine sarà dato un premio. Allora, sono le 7. Quarto d'ora per le domande. Tu Paolo, non, visto che avevi... Allora, se puoi essere rapido, Luca, io non ho presente per gli interessi che conosci adorno sul tagli di Zoom, quindi diciamo sto alla ricostruzione che tu ce l'hai proposto, no? E mi dà questa impressione che, anche se tu all'inizio ci hai già annunciato che lì adorno era interessato al dibattito su altruismo, egoismo, no? C'era stato insomma la seconda guerra dell'Ottocento, eccetera. In realtà lui sembra in quelle note non tenere per nulla conto di questo dibattito, o almeno molto poco, cioè nel senso che lì c'è solo, sostanzialmente ci sono due Darwin che hanno un'enorme influenza sulla cultura dell'Ottocento e poi della prima metà del Novecento, no? E sono i due Darwin rispettivamente del 1859, quindi dell'origine delle specie, e il Darwin invece dell'origine dell'uomo. Lui parla esclusivamente dell'influenza del primo Darwin, però quindi questo significa che lui imputa Darwin al darwinismo posizioni che Darwin personalmente poi critica totalmente, cioè lui proietta su Darwin in alcuni passaggi, proprio lì quando appunto non parla solo di darwinismo, ma proprio di darwiniano, di posizioni di Darwin, lui lì proietta una posizione che fu di una parte del darwinismo sociale. Però tutte le cose che tu hai ricostruito, insomma, cioè voglio dire, la proiezione della società, quello che Marx diceva appunto, insomma, no, la dimensione hobbesiana che viene proiettata sulla nazione. Okay? In realtà però il dibattito grosso sul egoismo e altruismo esce fuori invece dalla questione del Darwin del 1871, il quale, come sappiamo, insomma, dice che i comportamenti altruistici sono derivati agli istinti sociali dei nostri ali, dopodiché il cerchio della solidarietà si è andato sempre più allargando. Quindi lui ci dà, in sostanza, il secondo Darwin, ci dà un'immagine quasi, cioè, a cui si può fare una critica opposta, cioè è un'immagine fortemente idealizzata della storia umana che sarebbe un progresso verso la solidarietà. Okay? Questa posizione di Darwin poi non ci interessa adesso, ma è stata estremizzata negli anni più del 1900, dal 1883 in poi, da Patrick, che dimostra benissimo l'altra cosa, cioè l'influenza del darwinismo malthusiano, diciamo così, no? Sulla cultura dell'Ottocento. Poi se ne esce però con questa cosa. Quindi insomma, niente, era un rilievo che mi pareva andasse fatto questo. Mentre invece cioè, tu hai spiegato in modo splendido proprio l'altro punto, cioè la critica della distinzione tra storia e natura, come hai fatto anche nel libro, nel senso. Ultimissima cosa, una domanda, cioè secondo te i francofortesi sono del tutto fuori da una visione della natura come quella che imputano ai social darwinisti, o ci sono in parte dentro? Cioè, siccome ricorre abbastanza spesso anche nei francofortesi, è stata citata anche oggi, l'immagine della natura come cieca costruzione, che secondo me è ancora un po' imparentata con ciò che loro poi criticano in questi padari, no? È un'immagine della natura ancora in qualche modo non del tutto emancipata dalla crisi. Rapido passaggio proprio sulle cose che dicevi, no? Cioè, riscrivo un po', diciamo, la seconda parte del titolo, che non ho capito del tutto, cioè l'animale come il limite della cultura, diciamo che nei francofortesi c'è a volte una posizione natura e deriva dalla loro nozione critica. In questo senso questa opposizione ha una sua validità. D'altra parte, insomma, proprio per gli interessi comuni che abbiamo, no? Noi sappiamo che se oggi dovessimo ridiscutere questo problema, dovremmo ridiscuterlo al di là di qualunque opposizione natura-cultura, questo più in generale non in riferimento allo stretto concetto di cultura che usano i francofortesi, nel senso che noi oggi abbiamo la possibilità di documentare, al di là ormai credo di qualunque dubbio, l'esistenza di culture animali, no? Di selezioni culturali animali
quantomeno estese in tutta insomma le due grandi classi dei mammiferi e degli uccelli, ma in realtà non solo. Questo non mi dilungo perché chiaramente non voglio togliere tempo. E l'ultimissimo rilievo. Dalla ricostruzione tu facevi, a partire naturalmente dai francofortesi, sembrava a un certo punto che l'animale sia stato ciò su cui abbiamo sperimentato le tecniche di tortura e poi siamo passati ad applicarle all'uomo. Non c'è questo, non c'è, voglio dire, non ha risposto. No, ho detto che non è così. Piuttosto che purtroppo animali e uomini sono stati, c'è il passaggio naturalmente a che cosa diventa questa tortura nell'epoca del cambiamento avanzato. Grazie. Una domanda velocissima, a noi dobbiamo chiedere questo rispetto, al di là delle vicende storiche anche molto interessanti del rapporto che Cameron e Madonna hanno avuto con certi psicanalisti, insomma si sono divisi sul com per esempio, no? Però la domanda secca è questa: secondo te Adorno capisce che la specificità della psicanalisi è non cadere nel dualismo tra il biologico e l'ermeneutico, cioè tra il somatico e lo psichico, ma la psicanalisi nasce studiando l'isteria e quindi capendo che il corpo parla ma perché simbolizza, questo lo capiscono in qualche modo, o sono invece Arcadia Adorno, sono invece prigionieri di una visione abbastanza banalizzante, che poi si capisce proprio quando discutono la pulsione di morte, per esempio, no? Che legano la pulsione di morte tutto in una chiave diciamo della natura che tende a ritornare all'inorganico, no? Mentre la pulsione di morte ha un indice storico, è proprio la ripetizione, il ritorno a qualcosa di perduto simbolicamente, no? Quindi questa è la domanda. Chiara? Sì, sì, chiarissima. A lui quest'altra domanda. Sono d'accordo, cioè il mio buonismo mi porta ad assolvere Adorno dalla critica di pietismo, di pessimismo, cioè quello sforzo che fate Serica, che devi trovare una diciamo proprio nelle cose che avete letto, però le cose che avete letto non sono troppo legate a un discorso sulla morale, mentre il grande merito di Benjamin è per tutto il saggio sul surrealismo è stato quello di indicarci una via della socializzazione proprio legata a una concezione di esperienza come ingranarsi nel momento individuale di quello collettivo. Quando appunto Benjamin parla del collettivo corporeo in quel saggio, che è una cosa fondamentale, che è chiaramente è una critica, cioè una riflessione sul Freud che riflette sulla massa, sul capo, quindi sul formarsi della massa in modo regressivo in nome di un'identificazione col capo. Il collettivo corporeo invece è più fatto, c'è un discorso sul risveglio, sul sogno, sui sogni. Quindi voglio dire, qui è venuto fuori in tante occasioni, se parliamo di rivoluzione o di redenzione, o del coniugarsi di queste due nozioni, Adorno, che per tanti aspetti ha copiato Benjamin o l'ha ripreso su questo, non mi sembra che si sia misurato veramente col problema, ci accennava anche la guardia, dell'interruzione messianica proprio in termini di chance rivoluzionaria. Vai. Va bene, allora incominciamo. Ah, sì. Come no? Scusate la stanchezza, quindi ho scritto. Allora, sempre sul, diciamo, sul passo problematico di si dovrebbe per quanto possibile vivere come si crede, si dovrebbe vivere in un mondo liberale. Io mi chiedevo, com'è possibile un comportamento morale dell'individuo all'interno di questo sistema razionale chiuso, in termini benjaminiani mitico? Mi ricordo che in Dialettica negativa Adorno parla che l'individuo di un mondo altro sarebbe insopportabile, sì, per un individuo del mondo basso, certo. Tanto sarebbe totalmente fuori da questa mediazione, certo, universale. Anche i rivoluzionari contemporanei si trovano presi dalla mediazione universale. È come se tutti noi che siamo in questo processo, in questo sistema reazionale, siamo già inquinati e non possiamo neanche immaginarci un altro. Quindi, perché il capitalismo è appunto non è una sostanza, ma un processo che fagocita, ingloba sempre di più. E come il destino, nel contesto europeo, che ciò che dire, non c'è nulla che ci sia fuori da questo. E a me fa problemissimo questo passo, perché da una parte Adorno dice non c'è nulla fuori, prima bisogna battere la mediazione per uscire anche noi.
e dall'altra dice dobbiamo vivere come si deve vivere nel mondo interno. Va bene, allora vabbè, incomincio da quest'ultima domanda che immagino sia rivolta a tutti. Sì, sì. No, vabbè, e allora io questa cosa in realtà la leggo al modo in cui si legge il concetto di totalità e l'uso che Adorno fa del concetto di totalità. Cioè questa cosa per cui la totalità è il sistema, è come se ereditasse, per così dire, il sistema, il elemento dogmatico, il sistema hegeliano in società. In realtà la totalità adorniana, perciò io facevo riferimento già intervento su Erika la questione dell'apprendimento, la totalità adorniana si misura di volta in volta a posteriori, cioè è la capacità della società di volta in volta di integrare e assimilare ciò che di per sé non nasce assimilato. Ragion per cui da questo punto di vista è una totalità che appunto, come dire, non è l'onni, non è il sistema che abbraccia tutto quanto, per così dire, lo può diventare, non è detto che lo diventi, produce in automatico la sua contraddizione. I classici del marxismo dicevano di sì, Adorno questa cosa non la vede, proprio non la vede, nel senso che, dopodiché però il resto, come dire, è veramente lasciato all'apprendimento e alle figure. Cioè la teoria critica, tolto diciamo una volta che ha decostruito l'elemento, come dire, di identità, di totalità, quello che rimane è veramente uno sforzo di configurazione. E uno sforzo di configurazione vuol dire stare a vedere, che chiaramente significa anche saper vedere, per così dire, però altro non rimane, perché altrimenti è come se noi chiedessimo alla teoria di costruire il proprio oggetto, cosa che la teoria può fare o perché si vede il riflesso di una società che è già un movimento tale per cui produce contraddizione, che non è appunto il caso di Adorno, appunto. Ragion per cui da questo punto di vista io tutto quello che Adorno dice sull'autorizzazione del suo carattere assoluto del sistema lo metterei sotto l'indice che sì, è un sistema che però si è prodotto storicamente, si riproduce storicamente, e non è detto che controlli le modalità della propria stessa riproduzione. Le controlla o non le controlla? Dobbiamo apprenderlo. Non lo possiamo, come lo si apprende? Uno lo si apprende andando nei luoghi della produzione materiale e ideale. Lo si apprende però non solamente da qui, perché se facessimo solo questo noi potremmo dedurre da questi luoghi il nuovo soggetto, ma non è quello che fanno questi autori, questo è Hegel, non è Adorno. Non basta dedurre questo, si tratta di vedere cosa al di là della socializzazione in senso più ampio, cioè nei nessi di vita, come mi richiama spesso Giovanni questo concetto, insomma, nei nessi di vita cosa si produce, e i nessi di vita non sono necessariamente, nella migliore delle ipotesi autisticamente, sono movimenti delle classi. Nella peggiore è la vecchietta che viene, messaggio nello scritto sociologico, insomma, la vecchietta che sbraita contro i bambini. Una soluzione intermedia sono, come dire, sono quei rapporti intersoggettivi non necessariamente a due, ma di socializzazione, diciamo, micro, non macro, cioè non di classe, nei quali qualcosa di volta in volta si produce. A questa classe del qualcosa che ogni tanto si produce appartiene, secondo me, nella percezione della teoria critica, anche se stessa. C'è qualcosa che si è prodotto, cambia il mondo, non è detto, verosimilmente no, parla a qualcuno, a un destinatario prefissato, non è neanche detto. È un qualcosa che cos'è? Una capacità di orientare lo sguardo, quello che trova, però non è, non so se ho risposto sì, alla... Sì, no. È questo che è strettamente collegato a una revisione, chiaramente, del concetto di totalità, comunque il concetto di totalità, cioè da un concetto di totalità speculativo a un concetto di totalità storico-sociale. E questo è un primo elemento. Per quanto riguarda la questione della psicanalisi, Franco Porteri ci hanno scritto troppo, molto, moltissimi, vari autori, Adorno stesso ha contestato di tutto, però la domanda era secca e la risposta è secca. Io direi sostanzialmente che non lo vedono, che esattamente questa cosa è quella che loro correggono, per cui è quello che loro pensano si debba essere la psicanalisi, ma che non è la psicoanalisi. Credo che questa cosa possa essere legata a un elemento che qui veramente c'è un limite della teoria critica, secondo me, nel rapporto con la psicanalisi, e cioè la sottovalutazione della pratica analitica, cioè il fatto che la psicanalisi per questi autori sia teoria, come se fosse, diciamo, Freud, come se fosse, non ci vuole Hegel, non questo, come se fosse, il che però è un problema, perché tra l'altro, e qui Adorno in sua attualità della filosofia promette più di quanto mantiene. Cioè quando fa riferimento al concetto di interpretazione dei sogni, quando dice tutto sommato noi dobbiamo prendere da lì la capacità di farsi di essere questo, allora di rompere veramente col pensiero identico, poi però tutto sommato questo lavoro, la capacità, anche perché poi tutto sommato i testi di riferimento diventano i grandi testi speculativi, perché poi diventano sull'interpretazione dei sogni, non il testo fondamentale rispetto a questa questione del corpo, non mi pare che ci sia un'attenzione particolare, e questo ovviamente è un problema.
per cui quello che non lo riconoscono ma lo correggono, cioè lo recuperano per correzione. Il più rapidamente possibile, per quanto riguarda la questione, le due questioni poste da Marco, che sono due questioni differenti, anzi sono tre questioni differenti, io ho richiamato il nesso altruismo e egoismo per dire che un nesso contemporaneo è posto da Darwin una teoria critica del neodarwinismo, cioè una discussione dal punto di vista della teoria critica del neodarwinismo dovrebbe partire dal presupposto banale che è un lessico morale che appartiene al mondo borghese classico, così come diceva Darwin e lo ricostruiva Alzheimer, e che non può autonomizzarsi da questa cosa. Però non è l'operazione che fanno i francofortesi. Io l'ho richiamata per dire queste categorie che oggi ci sembrano chissà che cosa rimandano a un tempo ben preciso e a quel punto a un dibattito ben preciso e via dicendo. Dopodiché, allora, tutto sommato, origine dell'uomo non interessa, perché Adorno non sta parlando, Adorno non pone il problema di quanto le dinamiche che sono state evidenziate sul mondo biologico in questi autori, Darwin e gli altri, incidano sul mondo umano, che è il problema, diciamo, dell'origine dell'uomo. Non pone questo, lui si ferma semplicemente sull'esperienza della natura e dice l'esperienza della natura così com'è, lasciamo stare quanto incide sull'uomo, così com'è è un calco, per così dire, non sarebbe concepibile se non sulla base di un presupposto sociale. Sulla base di questo presupposto sociale, in questa esperienza della natura muta, diventa più cattivo, per così dire, va incontro a un disincantamento, cioè perde tutti gli orpelli, diciamo, naturalistici, teologici e via dicendo, e una volta che ha perso questi orpelli viene riproiettato non ovviamente da Darwin sulla società, ma nelle cose, per così dire, che viene riproiettato nella società. E chiaramente si potrebbero individuare dei riferimenti. Chiaramente da questo punto di vista, soprattutto i luoghi sono, dice questa cosa, al di là del testo più specifico su antropologia, sono un paio di luoghi in dialettica negativa, ho scritto società, sono tutti luoghi nei quali Adorno richiama il concetto di adattamento. Per cui è verosimile che quando lui pensa a questa cosa, non pensa a Darwin più ormai. Darwin, diciamo, il suo l'ha fatto, ha fornito il modello nelle scienze della natura, altri poi hanno fatto l'altro, e verosimilmente pensa in un senso, diciamo, un darwinismo allargato, pensa al pragmatismo, pensa al concetto, lì andrebbe seguita la parola, come ci dice, bisogna fare la storia sociale del concetto. Allora, il concetto di adattamento è in Darwin, dopo 20 anni, lo ritroviamo nelle scienze storiche, nelle scienze sociali. Allora andrebbe seguita questa traccia, non che l'abbia fatto Darwin, per così dire. Per cui, tutto sommato, il dibattito, che poi è importante, il movimento operaio, da Engels, non lo piglia, perché non gli interessa la cosa, gli interessa la storia, cioè la storia del concetto come rivelativa di una serie di dinamiche che appartengono all'autocomprensione e autofrantendimento del mondo borghese. Per cui, da questo punto di vista, sì, diciamo, la questione origine della specie, diciamo, è fuori dall'orizzonte, ormai Darwin il suo l'ha fatto. Con l'origine della specie, l'origine dell'uomo è inessenziale all'autocomprensione del mondo borghese, nel senso che lì nasce un modello, quel modello poi viene generalizzato. Dove viene generalizzato? Ogni qualvolta ricompare nelle scienze sociali il concetto di adattamento, e quindi è verosimile che pensi al pragmatismo, a alcuni riferimenti. Horkheimer, quando riprende in L'eclissi e la ragione il tema dell'adattamento, lo riferisce direttamente al pragmatismo americano e via dicendo, cioè lì dove la categoria di adattamento, come dire, viene ricompare. E l'altra domanda invece è un po' più complessa, ovviamente, e riguarda la questione: sono dentro o fuori questo modello? Il problema, dal mio punto di vista, cosa significa essere fuori? Nel senso che il darwinismo, come dire, ancora la natura, ritrova da una rappresentazione storico-naturale della natura, cioè come costrizione cieca. Loro dicono la natura è solo questa, se fosse solo questo sarebbe creato abbandonato da anni in tardi, non avrebbe valore. Per cui c'è in realtà un di più della teoria critica nell'esperienza che fa del darwinismo, ed è quello il momento del lutto, perché altrimenti gli aforismi, tutti gli passi che ha citato lui, non, a partire dai due aforismi in dialettica e lumismo, non si comprenderebbero. La natura non è solo quella. Perché? Cos'è che Darwin salta, per così dire, nella costrizione cieca? Che la costrizione è cieca, ma è costrizione cieca che appunto come tale viene vissuta, cioè produce sofferenza. E che lì, io credo che lì si fermino, per così dire. Dopodiché, cos'è il fuori di questo schema? Se il fuori di questo schema, come dire, l'ambito dell'etologia e via dicendo, diventa un piano più problematico, nel senso che io penso che la costellazione che loro delineano consente, lo volevo fare, poi non sono riuscito, cioè delineo su due, Darwin, Pavlov, e penso che si possa spingere sino a Lorenz, una certa esperienza della teoria critica rispetto a queste dinamiche.
dopodiché oltre, come dire, veramente diventa problematico, ecco. Va velocemente sulla questione dell'opposizione natura e cultura ancora statica nei francofortesi, per certi versi magari anche sì, anche se, come dire, l'idea è appunto che la storia, la prosecuzione della storia naturale fa capire che chiaramente non c'è questa rigida opposizione, però in realtà anche sì, opposizione natura cultura nel senso di opposizione umano non umano c'ha una sua giustificazione, che è questa. Quello che cercavo di dire prima sul fatto di un universale non distruttivo, ma un universale positivo, un universale solidale, no? Come ho accennato alla fine, che appunto diventa specifico dell'umano. Prima Erika a un certo punto ha detto solo la ragione umana può porre fine al mondo del dominio. Io istintivamente ho pensato no, se casca un meteorite o c'è una catastrofe naturale, questo pone fine all'orizzonte del dominio umano. Però che cos'è che questo farebbe? Impedirebbe quelle possibilità invece positive che sono dentro la storia della civiltà e che loro cercano di enucleare come un possibile dimensione utopica. Te lo dico in una battuta, è vero che uno può trovare negli animali anche l'elemento dell'empatia eccetera eccetera, però ti puoi immaginare uno squalo che solidarizza con il canarino? L'essere umano sì. Perché? Perché nella sua dimensione dell'universalità ha dentro di sé anche questa possibilità di rispecchiarsi nella vita universale. Allora c'è questo elemento, secondo me, che emerge, che lo giustifica in qualche modo, questa contrapposizione, questa ripresa dell'hegeliana. C'è questa visione in Adorno. Cioè in me che leggo Adorno, che la giustifico e che dico, secondo me, è giustificatissima in Adorno questa cosa. Okay. E l'altra cosa, è troppo morale, Adorno troppo morale, sì, non c'è introduzione messianica, benignana, sì, però bisogna pure capire questi poveracci quando scrivono, questi poveracci scrivono in un momento in cui la politica a livello internazionale è bloccata, quando scrivono nel 56, dice facciamo il nuovo manifesto, si trovano in una dimensione, come dire, in cui quasi inevitabilmente la politica sembra ridursi alla sfera della morale, cosa che Adorno stesso dice è falsa, cioè se la politica non si può ridurre alla sfera della morale. E non può neanche giustificarsi dicendo dice beh però mi rendo conto che adesso è così, no, perché questo diventa una autogiustificazione, un'autoassoluzione, quindi è vero, ma insomma. E ultima cosa, com'è possibile il comportamento morale, però lui se n'è andato, siamo ormai inquinati e bla bla bla, l'uomo non può viversi la società libera. Io direi questo, quando leggiamo questi passi di Adorno sulla chiusura totalitaria bla bla bla, dovremmo in qualche modo sempre ricordarci che il rigore, la forma del rigore filosofico in Adorno è la non letteralità, cioè Adorno lo dice, e lo dice benissimo proprio nel finale della... e arrivo ecco, e non letterale vuol dire appunto il meramente metaforico, ma vuol dire che bisogna anche vedere il valore di posizione. Allora, quando lui dice non si può anticipare pienamente la vita vera nella falsa, è chiaramente perché c'ha di mira l'utopismo astratto di chi vuole, pretende, e quindi questo moralizza in realtà, no? E poi lui dice sempre, dice siamo senza uscita, non c'è più speranza, la filosofia è la cosa più seria di tutte, ma così seria. Fino in fondo. L'economista di riferimento è Pollock. Eh sì, era l'economista della... Possiamo chiudere oppure volevi dire una cosa? Un attimo, sì. Un attimo. Scusate. Soltanto questa non letteralità, cioè sottolineare il fatto che più di una volta, insomma, quindi è una ricorrenza non casuale, la letteralità delle cose viene accostata da Adorno alla barbarie. Sì. E allora questo, volevo integrare diciamo il tuo promemoria sulla diciamo cosiddetta condanna, no, dell'arte dopo Auschwitz, perché tu dici la cultura risorta è doppiamente falsa, perché appunto è come se prescindesse, no, dalla barbarie totale, dalla catastrofe storica, con la definizione che ha dato Erika, e cioè, vediamo se la trovo, e cioè il divieto di trasfigurare la catastrofe storica. Allora, in realtà questo secondo me è importante sottolinearlo, perché per lo più non viene messo in relazione. Cioè la falsità di una cultura risorta è proprio legata alla falsità poietica, diciamo, dell'arte, cioè al dono che l'arte ha di suo, no? Di essere attività
attività poietica, cioè attività creatrice. In questa sua capacità può effettivamente trasfigurare, cioè non può non trasfigurare, possiamo dire anche così, per esempio il genocidio. Quindi l'arte che parla del... Quindi non è indicibile perché lo dobbiamo avvolgere in un'aura di mistero. Diciamo, è un'arte, è difficile per l'arte non essere trasfiguratrice, ma se l'arte riesce a far questo, allora in realtà è autorizzata a continuare. Io la leggo così. Beh, ringrazio tutti, in particolare gli organizzatori del convegno, e vi do appuntamento al prossimo seminario su Severino, e se gli Adoniai non vengono sarà un problema. Cioè.